podcast. Sono passati 18 giorni dalle elezioni e aspettiamo la nascita del nuovo governo. Elezioni verso il nuovo governo, un podcast di Massimo Giannini. Il discorso di Liliana Segre al Senato resterà nella nostra storia e nei nostri cuori. Nel giorno in cui comincia la stramba legislatura delle tre destre, battezzata dal Vaffa del Cavaliere, nell'ora in cui Ignazio Benito Maria La Russa viene eletto presidente dell'Assemblea di Palazzo Madama, questa donna straordinaria sopravvissuta alla Shoah passa a lui un testimone gravoso e regala a tutti noi un dono prezioso. In questi tempi di conformismo, che sa già di revisionismo, ci vuole un immenso coraggio ad evocare in quell'aula che fu sorda e grigia la vertigine della marcia su Roma e le leggi razziste del 1938, Giacomo Matteotti, capofila della nostra battaglia contro il fascismo, e poi la festa della liberazione. In questa camaleontica epifania di un potere che pretende finita la pacchia e già vaneggia di indefiniti presidenzialismi, ci vuole forza morale a ricordare che l'unità del nostro popolo, forgiata nella memoria del 25 aprile e del 2 giugno, nasce dalla Costituzione, che non è un pezzo di carta, ma il testamento di 100.000 morti caduti per la libertà e che invece di voler cambiare faremmo bene ad attuare una volta per tutte. Non c'è altro da ricordare a Giorgia Meloni che sta per entrare a Palazzo Chigi, ma il messaggio di questo primo giorno di scuola dei nuovi patrioti arriva forte e chiaro anche alla maggioranza rissosa dei tre carissimi nemici, che già zoppica pericolosamente. Il voto alla Russa suona già come un campanello d'allarme per una coalizione che al Senato ha solo 15 voti di vantaggio e che ha dovuto eleggere la seconda carica dello Stato senza il supporto di Forza Italia, che dopo il va quel paese che Berlusconi ha pronunciato nei confronti del neo presidente del Senato e l'ordine che è arrivato da Arcore di non votare per il candidato scelto da Meloni e Salvini, ha di fatto innescato un meccanismo di maionese impazzita. Una chiara vendetta per il no invalicabile al Licia Ronzulli ministro, che forse si riverbererà anche sul voto di oggi per le elezioni del presidente della Camera, dove il capitano leghista, dopo aver escluso il suo Molinari, impelagato in qualche intoppo giudiziario, ha optato invece per il veneto Lorenzo Fontana, già dimenticabile ministro della famiglia, ultracattolico, anti-gay, oscurantista, intollerante, che peraltro un tempo sfilò in corteo con i nazifascisti di Forza Nuova e che è un grande, ostinato filorusso, ma che oggi potrebbe, nonostante tutto questo, diventare la terza carica dello Stato. Questo passa il convento dei frati neri al potere e la squadra di governo, appunto, con i ministri, è ancora tutta da fare e chissà mai se ci si riuscirà. L'ipotesi più estrema prevede addirittura, secondo quello che il Cavaliere ha lasciato trapelare nella tarda nottata di ieri, che Forza Italia potrebbe presentarsi alle consultazioni dal presidente Mattarella in solitaria e quindi non andando con gli altri due alleati, Fratelli d'Italia e Lega. Un'ipotesi paradossale, una maggioranza che nasce e che già è quasi morente. Ma il messaggio di Liliana Segre arriva forte e chiaro anche all'opposizione, confusa e sbandata, pronta a fornire la stampella a questa maggioranza che già non sta in piedi. Chi ha votato la Russa tra gli oppositori del presunto regime fiocca il solito scaricabarile, penoso e squallido. Ma quel che è certo è che c'è già tra le fila dell'opposizione chi è pronto a transumare a quelle della maggioranza, nella migliore tradizione trasformistica italiana. E chi è il colpevole? Nel PD tutti accusano il terzo polo, di Renzi in particolare, più che di Calenda, mentre Renzi punta il dito sulla componente guerriniana del Partito Democratico. Insomma, il solito penosissimo e squallidissimo scambio di responsabilità. Per questo vogliamo pensare solo alla Segre in questi giorni di mesta amarezza tricolore, dove non si salva quasi nessuno. Le parole di questa anziana senatrice a vita, esile ma infrangibile pettirosso da combattimento, segnano quasi una linea del Piave che il nascente governo non potrà valicare. Sta a noi non derubricarle a testimonianza di un giorno, subito risucchiata nel fiume di parole vuote che sgorgano dalla grande bocca della piccola politica. Sta a noi farle durare, usarle come unità di misura della nostra tenuta democratica, custodirle come pietra angolare della nostra civiltà repubblicana.
A questa ci aggrapperemo nella marea nera che sale. Elezioni verso il nuovo governo, un podcast di Massimo Giannini. Montaggio Daniele Palmieri. Una produzione One Podcast.